Mi chiamo Giuseppe De Corpis, ho 35 anni, non sono sposato. Sono un agente di borsa, o meglio, un ex agente di borsa. Ero un trader di una nota banca. Una carriera fulminante, grazie alle azioni, ai titoli tecnologici. La New Economy, una bella bolla speculativa. Ho fatto i soldi e li stavo facendo fare anche ai miei clienti, amici, parenti, tutti a fidarsi di me. Poi la bolla è scoppiata. E io pure, non ho saputo fermarmi in tempo. Eh già, nella vita devi saper cogliere il momento giusto quando arriva. Ed oggi è arrivato il mio. Prossimo venerdì abbiamo ottime speranze, mi segui. L'agente Boscarelli ha consultato il blog per più di un mese. Come sa, 8 ore al giorno, uno stress. Comunque abbiamo tre nomi e uno di questi potrebbe essere sicuramente il nome del prossimo suicida. Rispetto ai casi precedenti coincidono i tempi, i messaggi, insomma coincide tutto. E chi sarebbero questi tre? Sono tre uomini, tutti sulla cinquantina. Ho fatto un bel po' di ricerche. Sono dei disperati, debiti di gioco, tossicodipendenti, eversivi. Il moderatore gli ha già rivolto domande molto precise. Detto tra di noi, commissario, se fosse stato uno di questi tre, già mi sarei tolto di mezzo. Comunque io dico che se li facciamo pedinare, venerdì sicuramente becchiamo il killer. Guarda, Boscarelli, il prossimo che muore, o abbiamo una scusa plausibile, o andiamo a raccogliere i modisti. E si fida di me? No. Benissimo, questa volta si ricrederà. Mi chiamo Monica Conti, 28 anni e una serie di fallimenti alle spalle. Ho fallito in tutto, nell'amore, nello studio, nella famiglia. Ho messo tutta me stessa in ogni cosa che ho fatto ed ho sempre sbagliato. Non sopporto le umiliazioni, sono orgogliosa. Non ho più il coraggio di affrontarne altre. Ho bisogno di trovare una soluzione, è da un po' che ci penso. E credo di averla trovata, anzi, ne sono convinta. Gratuito chiama ora di PIN. Il cliente non è al momento. Chiamare senza costi aggiuntivi.
Presenti, il numero selezionato non è qui. Si sta cercando... Assalta i nostri tre uomini senza una ragione apparente. Io dico che dobbiamo andare tecnica. Io dico che questo caso mi sta mandando al manicomio. Come sa? Oggi mi scrivo al blog. Il suicida lo faccio io. E proviamo. Ma no, va bene, Boscare. Se non ti ammazza lui, ti ammazzo io. Lei si fida di me? No. Si deve vedere. Allora io vado. Ci saranno una ventina di agenti a circondare l'edificio. Tu stai tranquillo, Boscaretti. L'importante è che tu arrivi preciso a mezzanotte e parcheggi la macchina lungo via Nardones e mi raggiungi a più. Se ci sono problemi, fai il mio numero. Questa notte sono convinto, arriveremo prima del killer. Me ne sto andando. Ci sono problemi. Molti. La sensazione che mi sfugga qualcosa. Come quando cerchi un cappello e ce l'hai in testa. Sì. Conosco questa sensazione. Mi piacerebbe aiutarti, sai, ma tra 10 minuti sono un poliziotto in pensione. La mia carriera in polizia finisce qui. Ho consegnato tutto, sai, distintivo, berretto, divisa, tutti i fascicoli che avevo a casa. Questa è mia. In bocca al lupo per tutto allora, eh? Simpatico quel Boscarelli, simpatico, giovane ed ingenuo. Mi ricorda me 30 anni fa, appena arrivato alla squadra omicidi. E anche lui, come me, ha bucato il suo primo caso per pochissimo. Eppure questo non era un caso complicato, aveva tutti gli elementi. Un uomo depresso al quale hanno dato 8 mesi di aspettative, i libri di informatica negli scatoli, armi del delitto tutti riconducibili ad ambienti polizieschi, un cambio di rotta improvviso che fa intuire la presenza di una talpa, beh, gli errori erano tutti lì, sotto gli occhi. Cosa pretendeva? Che io glielo dicessi? Non credevo che un blog fosse un modo così infallibile per trovare degli indizi. La gente Lambiasa aveva ragione. Me lo diceva spesso durante le sue lezioni di informatica, ad un monitor. Le persone dicono molto di più di quello che direbbero sotto tortura. L'ho pensato spesso in questi mesi. Dovevano uccidere anche me quella sera. Sarebbe stato meglio. Non sarei mai diventato un depresso. Non avrei mai saputo che dopo 30 anni mi avrebbero mandato via con una lettera, con su scritto tante grazie. 8 mesi di aspettativa e poi riformato. In 30 anni ho visto morire decine di innocenti e vivere gente che alla vita non dava nessuna importanza. Lo so,
8 mesi sono pochi per fare un po' di giustizia. Ma meglio poco che niente. Sì? Oscarelli maledetto, dove cavolo sei? Mancano solo 5 minuti all'appuntamento. Ed io ho 15 uomini che ti aspettano con me. Senta, commessa, lascia perdere l'appuntamento. Tanto l'assassino non verrà. Anzi, venga qui, le spiego tutto. Mi chiamo Marulla Gennaro, anni 55, 10 da poliziotto, 25 da capo della sezione omicidi, licenziato senza nessun motivo. Io, che a questo lavoro ho dato tutta la mia vita. Dopo avervi aiutato a morire, ho scoperto che oggi tocca a me. Purtroppo devo farcela da solo, ma ci riuscirò. In bocca al lupo a tutti, nella vita e nella morte. Il blog